Visitatori da ogni parte del mondo a Berlino per la Fiera Internazionale del Turismo. Oltre 10.000 espositori provenienti da 180 paesi. Riflettori puntati sui luoghi di vacanza più gettonati, sulle ultime novità riguardo ai viaggi di lavoro e sulle tecnologie che stanno rivoluzionando il settore. Padiglioni e stand di tour operator e compagnie aeree, lavoro ma anche divertimento, un giro del mondo in 150 metri quadrati, un'attrazione per 110.000 visitatori. Uno dei paesi che qui alla Fiera di Berlino non manca mai è l'India. Vacanze all'insegna della cultura, dello yoga, del benessere psicofisico. E così per distinguersi in questo mercato dei viaggi, l'India incoraggia i turisti a guardare oltre le attrazioni tradizionali. Ci sono luoghi in questo paese che sono ideali per permettere a una persona di sperimentare quella che è la vera vita rurale, la vita di campagna. Si tratta di vivere in pace con la natura. Tutto è pensato per la gente che ci vive, per la popolazione che ne trae direttamente beneficio. Mi riferisco alla possibilità di guadagnare di più proprio da queste risorse locali, interagendo con gli altri. Quello che stiamo cercando di mostrare è che c'è vita, che si può ancora convivere in questo folle mondo urbano dove tutti corrono sempre tutto il tempo. Il turismo è un'industria in costante forte crescita, specie per paesi come Asia e Cina. I millennial, esperti delle nuove tecnologie, stanno contribuendo ad alimentare questa tendenza. Posti come il Sudafrica sono il trend del momento, una delle destinazioni preferite dai giovani che poi postano recensioni, foto, video, commenti su social e blog, guide alternative ma molto utili. La parola chiave per i giovani è essere trattati come la gente del posto. Vogliono camminare e comportarsi come chi vive in quel paese, andare a bere in un locale, fare tutto il resto esattamente con quella prospettiva. Ecco perché la tecnologia è molto importante, deve essere ben mirata. Si tratta di educare e informare i turisti prima e durante il viaggio. Ed è importante avere la raccolta dati per un'enorme quantità di informazioni. Dobbiamo essere in grado di consegnare tutte le informazioni ai turisti tramite dispositivi o app, in modo che chi ci parla e ci spiega qualcosa lo fa nell'interesse del visitatore. E così, attraverso i social, l'Albania è riuscita a dimostrare di essere una meta aperta al business. Questa destinazione, relativamente nuova, lo scorso anno ha attirato oltre 6 milioni di turisti stranieri, con un aumento del 20% rispetto al 2017. Una terra dai tesori nascosti, dalle montagne mozzafiato alle splendide spiagge. Le aziende stanno capendo in questo momento che la storia è cambiata e gli operatori turistici stanno diventando sempre più delle società IT. Quindi anche noi stiamo facendo diverse campagne che occupano spazio sui social media. Tutto questo ci sta aiutando a cambiare l'immagine dell'Albania e sta facendo capire ai turisti che questo è un luogo unico, che deve essere visitato almeno una volta nella vita. Attirare maggiori turisti, ma proteggere anche l'ambiente naturale. Con tutti questi visitatori che si muovono per il mondo, il turismo sostenibile è diventato molto importante. Dobbiamo pensare che quando andiamo all'estero dobbiamo lasciare un'impronta positiva. Destinazioni come le Seychelles sono diventate un punto di riferimento del turismo responsabile. Le isole si sentono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici. Ora nuove leggi stanno limitando accessi a zone protette e poi niente uso di oggetti fatti in plastica. Stiamo incoraggiando tutti i turisti che arrivano alle Seychelles per farsi una vacanza entusiasmante, a cercare di mantenere intatte le isole mentre sono in vacanza, mentre visitano luoghi e posti incredibili. Stiamo cercando di incoraggiarli a fare attività che siano sostenibili. Allo stesso tempo, stiamo cercando di convincere tutti gli hotel a seguire questa strada. Mi riferisco al programma sulla sostenibilità che abbiamo intrapreso. Fondamentalmente fornisce agli alberghi un vademecum per quanto riguarda l'uso di energia e dell'acqua.
ma anche per l'uso di diversi prodotti, sia che si tratti di prodotti locali usati in hotel che nei loro ristoranti. Intanto la sostenibilità passa anche dai cieli. Compagnie come la Thai Airways stanno investendo in nuovi aerei più ecologici e più efficienti nei consumi. Le nuove tecnologie stanno trasformando il nostro modo di viaggiare e di esplorare nuovi mondi. In Thai Airways siamo entusiasti di puntare sulla tecnologia green. Il rispetto dell'ambiente viene prima di tutto. Ecco perché cerchiamo di fare sempre del nostro meglio per acquisire nuove tecnologie, puntando su nuovi velivoli, perché sappiamo che questi sono più efficienti dal punto di vista dei consumi. Senza contare che oltre ai nuovi aerei ci stiamo impegnando anche a rispettare l'ambiente in azienda. In Thai Airways stiamo lavorando anche per la gestione dei rifiuti. Stiamo implementando lo sviluppo sostenibile del catering e del carico. In poche parole, stiamo cercando di lavorare al meglio per garantire la gestione dei rifiuti. La fiera ITB di Berlino è un'opportunità per tutti gli attori chiave per discutere delle attuali tendenze del settore. Le infrastrutture turistiche sono una delle sfide principali. Da una parte continuiamo a crescere, dall'altra però abbiamo la responsabilità di garantire di essere responsabili quando si tratta di turismo sostenibile. Questo è il nostro obiettivo, essere ecocompatibili, perché il 65% della Georgia è composto da montagne e c'è molto molto verde. Per cercare di rendere il turismo sempre più eco-friendly, molti paesi stanno puntando su campagne pubblicitarie, cercando di porre un freno al turismo di massa. L'eccesso di turisti è un grosso problema per molte destinazioni, come ad esempio Venezia, Dubrovnik e altri posti. Abbiamo bisogno di nuove misure per affrontare questo problema. Ad esempio, abbiamo bisogno di restrizioni o di ulteriori regole. Non tutti possono entrare gratuitamente in certi posti, devono pagare per visitarli. Ecco perché sono in atto diverse misure per affrontare queste sfide. Lontana dai dibattiti e dalle discussioni per la Cina, questo è stato un anno di grandi successi, boom di visitatori cinesi e una straordinaria presenza di stranieri. Ora la sfida di Pechino è incoraggiare i viaggiatori a visitare luoghi poco conosciuti come la provincia di Hainan. La città di Sanya, ad esempio, è paragonata alle Hawaii e sta diventando una destinazione top per il suo mare cristallino. Hainan è un'isola tropicale nella provincia più a sud della Cina. Si trova alla stessa latitudine di Phuket e delle Hawaii. La prima impressione che la gente ha è quella di un posto di mare, sole e spiagge, ma abbiamo anche molte risorse naturali. Ci sono 1944 chilometri di costa, 61 meravigliose baie, più di 70 sorgenti calde naturali e 81 montagne alte oltre 1000 metri. Abbiamo una politica dei visti molto più easy rispetto alla Cina. Tra i 59 paesi che non devono fare il visto ci sono diversi stati europei, come Germania, Regno Unito e Francia. Tra le altre destinazioni che stanno avendo un grande riscontro ci sono le Filippine, una meta che sta cercando di attingere a nuovi mercati come Russia e Medio Oriente. Al centro delle risorse locali, attrazioni turistiche, luoghi, paesaggi mozzafiato e una grande ospitalità. Sempre più spesso stiamo cercando di diversificare le nostre offerte, stiamo promuovendo tutto, stiamo puntando su diversi aspetti del viaggio. Ora le persone viaggiano per interesse. Ecco perché noi stiamo cercando di portare i turisti nelle Filippine. Stiamo puntando sul turismo internazionale, ma anche su quello interno, su quello nazionale. Tutto questo è nel nostro interesse. Tutto quello che stiamo facendo è incentrato sulla nostra forza, ma anche sulla nostra cultura, sulla nostra gente, sulla nostra storia. Puntiamo su chi gestirà tutto questo nei prossimi 10 anni. Vogliamo creare sempre maggiore interesse verso le Filippine. La Fiera del Turismo di Berlino ha mostrato ancora una volta il mondo al mondo. Abbiamo conosciuto le nuove tendenze e le nuove mete. In attesa di preparare le valigie, grazie di averci seguito. Per questa edizione speciale di Spotlight da Berlino è tutto.